Ciao amici di YouTube, eccomi qua per un nuovo tutorial. Quest'oggi non mi occuperò di Boogie Woogie, voglio farvi un semplice e breve tutorial su come trovare gli accordi, tutti gli accordi necessari. Quindi, vedremo tutte le famiglie di accordi principali, maggiori, minori, settima, settima minori, settima maggiori, semidiminuiti, diminuiti e aumentati. Lo scopo non sarà tanto spiegarvi la parte teorica degli accordi, ma spiegarvi una piccola formuletta numerica che, se ricordata, potrà fornirvi, diciamo, le armi per poterli trovare tutti in tutte le tonalità attraverso questa formuletta qui. Quindi, fatta questa premessa, vi dico che analizzeremo tutte le famiglie di accordi partendo dal Do, quindi saranno tutti accordi di Do, Do maggiore, Do minore, Do settima, eccetera. Siamo pronti? Iniziamo! Eccoci al pianoforte. Allora, parto dal primo accordo, dalla prima triade più semplice, per spiegarvi in che cosa consiste questa formuletta e poi così via spiegarvi tutti i vari accordi. Farò tutti accordi di Do, quindi partiamo dall'accordo di Do maggiore, quindi una triade formata da tre suoni. Quindi in scala di Do maggiore. La formula consiste in questo. Se noi dobbiamo, per esempio, trovare l'accordo di Do maggiore, quindi la triade di Do maggiore, dobbiamo partire dalla tonica e ricordarci questa formuletta. Tonica 4-3, che sarà quindi tonica, una volta che noi abbiamo la tonica, dobbiamo contare 4 semitoni, quindi 1, 2, 3, 4, e poi, trovato il secondo suono che andrà a formare l'accordo, conteremo ancora 3. 1, 2, 3. Mi raccomando, il conteggio non va fatto partendo dalla tonica e dalla nota trovata, ma va fatto dal semitono subito successivo. Quindi Do, 1, 2, 3, 4, troviamo il Mi, che è il Mi, la terza maggiore, e dal Mi dobbiamo contare altri 3 semitoni. Quindi 1, 2, 3. Abbiamo trovato l'accordo di Do maggiore, quindi tonica 4-3. Se noi adesso, per esempio, facciamo la stessa cosa partendo da un altro suono, dal Sol, facciamo tonica 1-2-3-4, 1-2-3, otteniamo l'accordo di Sol maggiore. Se noi partiamo, per esempio, dal Si bemolle, 1-2-3-4, 1-2-3. Ed ecco che otteniamo il Si bemolle maggiore, e così via. E così potrete trovare tutti gli accordi in tutte le tonalità. Andiamo avanti. Vediamo la triade minore, quindi sempre un accordo formato da tre suoni. In questo caso la formula da ricordare è tonica 3-4. Quindi, partendo dal Do, sarà Do, che è tonica, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok? Quindi questo qua è l'accordo di Do minore, che è formato da terza minore e quinta giusta. Se noi, per esempio, partiamo dal, che ne so, Fa diesis e contiamo 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, otteniamo l'accordo di Fa diesis minore. E questo possiamo farlo, ovviamente, con tutte le note e tutte le 12 le tonalità. Ok, adesso arriviamo agli accordi con quattro suoni, quindi iniziamo con l'accordo di settima maggiore, quindi un accordo formato da quattro suoni, e la formula da ricordarsi è tonica 4, 3,
4. Quindi andiamo ad analizzare. Tonica, Do. In sostanza, come potete notare, i primi tre suoni sono uguali all'accordo maggiore. Quindi, poiché alla fin fine è uguale all'accordo maggiore, c'è la settima in più. Quindi sarà tonica, 1, 2, 3, 4, terza maggiore, 1, 2, 3, quinta giusta, 1, 2, 3, 4, settima maggiore. Quindi aggiungiamo la settima. La stessa formula, se applicata un'altra nota, un altro suono, otterremo sempre un accordo maggiore settima. Per esempio, partendo dal Mi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, Mi maggiore, ok? E otteniamo il Mi maggiore. Per esempio, se partiamo da La, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, La maggiore. Ok. Siamo arrivati alla settima minore, quindi sempre un accordo formato da quattro suoni. Questa famiglia di accordi, appunto, si compone anch'essa da quattro suoni ed è formata da questi suoni qui, con questa formula, che sarà tonica, 3, quindi 1, 2, 3, terza minore, 1, 2, 3, 4, quinta giusta, 1, 2, 3, settima minore. E questo è l'accordo di settima minore, proprio perché ha la settima minore. Quindi è una triade, in sostanza, è una triade minore con la settima minore. Se partiamo da un'altra qualsiasi nota, per esempio partiamo dal Sol, usiamo la stessa formula numerica, facciamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ed ecco che otteniamo il nostro accordo di settima, di Sol settima minore. E questo si potrà fare in tutte le tonalità. Andiamo avanti. Siamo arrivati all'accordo di settima, non settima maggiore, non settima minore, ma si chiama proprio accordo di settima. Questo accordo di settima, formato sempre da quattro suoni, avrà questa formula qui. Partendo sempre dal Do, avrà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi, tonica, terza maggiore, quinta giusta e settima minore. Questa non c'entra. Quindi ricordatevi, tonica, 4, 3, 3. Se partiamo da un'altra nota, quindi un'altra tonalità, per esempio la tonalità di Re, conteremo 1. È sbagliato dire tonalità di Re. Se partiamo dal suono di Re, contiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otteniamo il Re settima e così via in tutte le tonalità. Accordi semidiminuiti. Ovviamente questi accordi semidiminuiti, questa famiglia di accordi qua, fa parte comunque della grande famiglia di accordi minori, sono appartenenti agli accordi minori. La formula numerica per ottenere questi accordi in tutte le tonalità è tonica, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
Sentite com'è cupo, proprio perché comincia ad avere un po' di toni che vanno abbassati insieme, quindi a questa sonorità qui. Se partiamo, per esempio, dal Mi bemolle e contiamo tonica, Mi bemolle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ed ecco che otteniamo il Mi bemolle semidiminuito. Prendiamone un altro. Sì. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sì, semidiminuito. Accordi diminuiti. Gli accordi diminuiti, anche questi formati da quattro suoni, li troviamo con la formula numerica di tonica, 1, 2, 3, quindi terza minore, 1, 2, 3, quindi abbiamo la quinta diminuita, 1, 2, 3, e quindi abbiamo la settima diminuita, cioè abbassata di due semitoni. Sentite come è cupa questa sonorità? E appunto si chiama accordo diminuito proprio per quello. Se noi partiamo da un altro suono, per esempio Sol bemolle o Fa diesis, come volete, e contiamo, facciamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ed ecco che otteniamo il Fa diesis o Sol bemolle diminuito. Provate voi con un altro suono. Siamo arrivati all'ultimo accordo che vi volevo illustrare, che questo praticamente fa parte della famiglia degli accordi maggiori, semplicemente l'accordo aumentato, alla quinta aumentata. Quindi il modo per ottenere la formula numerica per ottenere questo accordo sarà tonica, partendo dal Do, contiamo quattro semitoni, 1, 2, 3, 4, otteniamo la terza maggiore, 1, 2, 3, 4 e arriviamo alla quinta aumentata e 1, 2, 3 arriviamo alla settima maggiore. Questo qua è l'accordo appunto aumentato, proprio aumentato sta proprio a significare il fatto che la quinta è aumentata di un semitono. Se noi partiamo da un altro suono, per esempio il La bemolle, facciamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, otteniamo l'accordo aumentato di La bemolle, o Sol diesis, come volete. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo tutorial, abbiamo visto tutte le formule per trovare tutti gli accordi che ci servono. Vi prometto che con il tutorial del Boogie Woogie continuerò quando avrò il tempo, adesso vediamo, magari se qua la quarantena si prolunga probabilmente ce l'avrò. E vi esorto a cliccare mi piace, a condividere il video e ad attivare la campanella, ovviamente ad iscrivervi al canale. Ciao a tutti e buona musica!